Vespa Volley non è solo sinonimo di Serie B1, la serie maggiore a livello femminile nella provincia di Padova, ma anche di settore giovanile. Questa è sicuramente una notizia recente che oggi, grazie a risultati incoraggianti, trova, oltre che un riscontro numerico, anche una conferma in fatto di qualità. Ci stiamo dando proprio qualità al settore giovanile, con gli allenatori e cercando metterli in condizioni di crescere in un ambiente che, diciamo, è più, non so se è una parola grossa, professionista, ma semiprofessionista, che no a viva il parroco, insomma il patronato, come si faceva i tempi scorsi. Ecco. Tempo addietro mi sembrava un'utopia anche la B1, quindi però adesso ci siamo qui, siamo bene anche in classifica, bene con la 18 e la 16 per il momento, e vedremo quando inizieranno anche le altre, speriamo continui così. Il primo passo per sviluppare qualità è lanciare le giovani in categorie elevate. Lo si fa in B1, ma anche nel vivaio. Devo fare ancora 14 anni, li faccio sì quest'anno, e faccio campionato Under 18 e seconda divisione. Diciamo che per adesso stiamo cominciando a capire come funziona, e comunque stiamo andando abbastanza bene. E dobbiamo ancora comunque imparare ancora di più, però stiamo facendo bene. Il settore giovanile intero aspira a crescere per poter un giorno arrivare in prima squadra. A Saonara la Serie B1 è realmente l'obiettivo delle giovani. Noi veniamo spesso a vedere le partite della B, quasi sempre io. E io conosco la Joella, che è una mia amica da tanto tempo. Niente, se incitiamo sempre la B, perché alla fine un giorno noi vorremmo essere più o meno come loro, e quindi sarebbe molto bello arrivare ai loro livelli. Sono andata a provare e mi sono trovata benissimo con le ragazze, erano molto simpatiche. Poi negli allenamenti all'inizio ero un po' avevo un po' paura, ma poi mi sono sciolta, ho iniziato a divertirmi con le ragazze e mi sono trovata molto bene. È bello stare con la B1 perché imparo molto e mi diverto, anche se sono la più piccola. Joelle è una delle tante giovani in B1. Un'altra è la palleggiatrice Agostini, che per motivi di studio è giunta a Padova, diventando la palleggiatrice del Vispa. Ho trovato un ambiente stupendo e sono arrivata qua grazie alla chiamata di Marco Corò quest'estate. E ho provato due allenamenti, mi sono trovata subito bene e mi hanno iniziato un campionato fin qua impegnativo, sì, però probabilmente di crescere, e c'è un gruppo bellissimo e speriamo di continuare così. E per concludere la panoramica sul giovanile Vispa, ecco la magnifica Under 13, che alla B1 non ci pensa ancora, ma che definisce questo il momento più bello della settimana. La partita? La cosa più bella. A lunedì e certe volte al venerdì, e quindi ci divertiamo. Però dopo legnate. Al mercoledì ci prendiamo su parole, perché giochiamo male certe volte al lunedì e dopo si vedrà al venerdì se miglioriamo o no. Con questo gruppo di Under 13 dobbiamo ancora iniziare il campionato, ma abbiamo grosse prospettive. Primo, fare crescere le ragazze, perché hanno grandi possibilità qui a Vispa. C'è una grande prima squadra e tutte le varie categorie in mezzo, per cui io sono molto fiducioso di questo gruppo che sto allenando.